altro appuntamento da non perdere, targato EA Sports. È una sfida davvero stellare fra due squadre che possono regalare uno spettacolo degno del loro blasone. Vedremo se porteranno a casa il risultato necessario per centrare l'obiettivo. Meteo clemente per il match di oggi, un bel sole ha salutato l'ingresso delle squadre sul terreno di gioco durante il riscaldamento. Al momento non sembra esserci alcun rischio di pioggia. Un saluto da parte mia e di Daniele Adani per il commento tecnico. Scende in campo lo spettacolo della Serie A-T. In campo Cagliari e Torino. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo di divertimento e spettacolo. E ti dico che sono certo che anche oggi ci divertiremo. Parola di Lele Adani. La Padula. Ottimo il tackle in area di rigore. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto. Attenzione soprattutto alla posizione di due esterni di centrocampo che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue, a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo a partire in corso. Attenzione, che occasione, Pier! Conclusione sul palo, pallone ancora vivo. Tentativo apprezzabile, meritava miglior sorte. La palla respinta dal palo, vantaggio solo sfiorato. E il risultato resta in bilico. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match, vedremo come se la caverà. Ha la dinamite al posto del piede questo ragazzo, Piero. Riesce a calciare con una forza e una precisione uniche. È sicuramente un'arma da sfruttare anche in questa partita. Buono il movimento, palla al piede. Avanza inarrestabile, c'è il cross nel mezzo. Col pallone, mette il tiro, conclusione forte e imprecisa a pochi centimetri dal palo. E finalmente c'è il recupero del pallone. Possesso di palla. Continua ad avanzare. Aspetta un'azione davvero pericolosa. Dobbiamo rimangiarci tutto, azione che sfuma. Giocata interessante per il compagno. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Grande intervento del portiere. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato poco per non trovarsi lo specchio. Giocare 16 metri. Gol, si sblocca il risultato. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Ha
hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Jankto. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Lazzaro usa bene il fisico qui. Ottimo l'intervento sull'avversario. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Finisce qui la prima frazione, squadre che fanno rientro negli spogliatoi. Buona prova la sua nei primi 45, vedremo se farà ancora meglio. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo si è dato parecchio da fare. Toro che gioca il primo pallone di questo secondo tempo. Per andare attraversare in aria, nessun problema per il portiere su questo colpo di testa. Errore e pallone riconsegnato. Jankto, il riflesso del portiere, ma pallone ancora in gioco. Bravo il portiere, aspetta il pericolo. Perdono il possesso del pallone. Posizione interessante. Possesso del pallone che viene recuperato. Se lo beve. La prende bene e c'è la rete. È arrivato il pareggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere. In queste immagini c'è tutta la soddisfazione dell'allenatore per la rete che ha rimesso le cose a posto. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Lazzaro. Lazic. C'è spazio per andare. La perde. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. La Padula. Avanti.
passa lungo la fascia. Occhio al contropiede. Ottima parata del portiere. Cagliari che riconquista palla e può ripartire accompagnato dal tifo infernale dei propri sostenitori. Davvero impagabile oggi. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Sanabria. Lasic. Hanno arretrato il loro raggio d'azione, adesso stanno concedendo il pallino in mano agli avversari. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E c'è il gol che cambia tutto, sono avanti adesso a poco dal termine. Una voce gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbozzare una reazione. Pier, non hanno tempo da perdere. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Passano dunque a condurre in questo finale, rete pesantissima. Sono gli ultimi minuti questi, a disposizione della squadra di casa per tentare la rimonta. Attaccano spinti dal tifo incessante del proprio pubblico e l'atmosfera sugli spalti ad aprire. L'arbitro ferma il gioco e assegna il calcio di punizione. Il Toro cambia qualcosa. Segue l'avanzata. C'è il triplice fischio, finisce con una sconfitta per la squadra di casa. Sconfitta arrivata nei minuti finali, quando la partita sembrava ormai destinata a chiudersi sul risultato di parità. E beh, in futuro dovranno fare più attenzione, eh? Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. È stato autore di una prova generosa, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria, che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra.